E per la rubrica dedicata alle registrazioni radio Vaticana abbiamo oggi ospite in studio il maestro Fulvio Creche, il direttore della banda dell'esercito italiano. Grazie di essere venuto, maestro, in trasmissione. Grazie Oh, direttore dal 1997, vero a te. maestro? Sì, io ho svolto un'ampia attività nel campo musicale, ma soprattutto della banda, che credo sia un aspetto della musica che vale veramente la pena di approfondire. Di scoprire Prima, soprattutto, sì, perché è di so, scoprire, appunto. sì, perché per rispondere alla prima domanda, io ero stato per alcuni anni direttore di un'altra banda militare, la Guardia di Finanza, però soprattutto ho avuto in seguito e a tutt'oggi la fortuna di collaborare anche con altri complessi, tipo la Banda Accademia di Quarna, la banda regionale del Trentino e prossimamente con la banda di Soncino, che sono la banda di Samassi in Sardegna, che sono delle bande di elevatissimo livello e di statura internazionale e che mi hanno un po' aperto gli occhi sulla situazione europea ed internazionale delle bande, che poi ho potuto appunto portare nella banda dell'esercito, dove ho trovato veramente un terreno fertile. Infatti sono molto soddisfatto di essere in questo incarico perché con i miei musicisti veramente si è instaurato un rapporto per il quale loro credono a questo nuovo tipo di idee, sono loro i primi trascinatori perché ogni innovazione non passa se non attraverso l'entusiasmo. Da quanti elementi è formata la banda, maestro? Beh, l'organico è di 102 persone, solitamente però suoniamo con un numero minore perché l'organico serve anche per un certo riciclo degli Anche il tipo esecutori. di repertorio, comunque, no? Com'è? Anche per un Sì, tipo di ecco, poi repertorio. un'altra specificità nostra è che non suoniamo sempre con un numero preciso, ma adattiamo il numero alle richieste degli ascoltatori. Infatti, uno dei cattivi luoghi comuni relativi alla banda è quella di contarne il numero. Però, se uno va a ascoltare l'orchestra, per esempio di Santa Cecilia, mica si pone il numero degli esecutori. Invece, purtroppo, gli stessi maestri di banda hanno incrementato questa idea. Io dirigo una banda grande di 102 persone, per esempio, invece no. Io non ci tengo neanche a citare il numero, perché quel che conta è la sostanza musicale. Ci sono partiture che sono adatte a essere eseguite con 40 persone, altre, per esempio la Sinfonia Funebre Trionfale di Berlioz, che abbiamo eseguito poco tempo fa al Teatro dell'Opera di Roma, che richiedono invece un organico più nutrito. Allora, in questo caso si arriva sulle 90 persone. Oh, abbiamo iniziato la trasmissione con un brano che si intitolava From Tropic to Tropic di Russell. Ci vuol dire qualcosa sull'autore e sul brano, maestro? Beh, su questo autore non si conoscono molte notizie, è un autore americano che ha scritto soprattutto musica per bande da circo, è musica, come avete sentito, che esprime una grande giovialità, una grande allegria. Però mi permetto appunto di dire che anche il termine banda è parte di una grandissima accezione che va dalle bande sinfoniche, che sono appunto quelle che fanno i concerti, alle bande che fanno esibizioni negli stadi con dei veri e propri caroselli che talvolta raggiungono un livello di perfezione anche sotto l'aspetto della danza, della coreografia e anche musicale eccellente. E in questo quadro ecco che si situano anche quelle che erano le bande da circo, che soprattutto in America avevano un repertorio specifico, ma anche la stessa band di cui si parla sovente. Altro non è che una delle varie possibilità di esprimersi della banda. Senta, il concerto che abbiamo oggi a disposizione è stato registrato appunto dalla Radio Vaticana nel mese di febbraio all'Auditorio Massimo dell'Eur. Ci può parlare del programma in generale, poi andiamo sul Sì, dunque, particolare. di questo programma ci sono poche cose da dire se non che cerca di riflettere la situazione internazionale delle bande oggi. Noi in Italia siamo ancora troppo abituati a pensare alla banda come un qualche cosa che vuole imitare l'orchestra, che vuole imitarla da principio nei repertori, per cui si suona la Sinfonia dei Vespri Siciliani, si suona la musica, la Gazzalada di Rossini, ma che tante volte la vuole imitare anche partendo dal presupposto che una banda suona bene se suona come un'orchestra, però ci sono anche tante orchestre che suonano male, quindi proprio il paragone non andrebbe fatto. E questo programma è proprio basato tutto su musica scritta proprio per banda e nel caso specifico
musica scritta per banda nel nostro secolo, perché in effetti la musica per banda non nasce oggi, nasce già all'epoca della Rivoluzione Francese, quindi non bisogna pensare che per parlare di musica per banda si debba andare per forza, diciamo così, al Novecento, perché il 2000 è appena cominciato. Però questa riflette la situazione di oggi. Senta, passiamo all'ascolto di un altro brano. Si tratta di Sa di Somadossi. Ci può dire qualcosa? Marco Somadossi è un giovane compositore del Trentino che riflette appunto questa giovane scuola italiana che non scrive più la musica solamente pensando all'espressione assoluta delle idee del compositore, come tante volte succede, cosa che poi ha tenuto la musica del Novecento tante volte lontana dal pubblico, ma scrive la musica pensando ad una giusta e corretta espressione del compositore che si deve esprimere attraverso corrette forme musicali, ma anche pensando sia a chi la deve ascoltare e poi nel caso specifico della banda di chi la deve suonare, perché la banda in molti casi non è formata da professionisti, o meglio da persone che fanno musica per professione, che quindi sono estranee alla musica che si suona. Tante volte chi suona nelle bande suona per diletto, ciò non vuol dire che suoni male, e quindi anche deve suonare musica che lo diletti. Quindi questo brano proprio esprime bene queste caratteristiche, è ispirato alla costellazione di Orione ed è composto da tre tempi che rappresentano ciascuno il nome di una stella che compone appunto, penso, non so se la spada o la cintura, e sono Al-Nitak, Al-Nilam e Mintaka. Spero di aver pronunciato giusti i nomi. Passiamo all'ascolto allora di Sa di Marco Somadossi. Thank you.
E abbiamo ascoltato la banda dell'esercito diretta dal maestro Fulvio Cre eseguire Di Marco Somadossi Sa. Senta maestro, qual è la situazione delle bande militari e non in Italia? Le bande militari in Italia sono 6. Includo fra queste la banda della polizia che risponde alle stesse caratteristiche. Abbiamo poi i carabinieri, la guardia di finanza, l'aeronautica, la marina e la banda dell'esercito. Sono complessi formati con un organico appunto di 102 esecutori e in questi complessi si accede per concorso. È necessario avere sia il diploma di conservatorio che il diploma di scuola media superiore. Quindi non è semplice entrare. Questi complessi sono legati ad un duplice, diciamo, tipo di lavoro. Da un lato prendono parte a cerimonie, per esempio suonano all'altare della patria per il 4 novembre, per il 25 aprile, oppure al cambio della guardia al Quirinale, e poi svolgono tanti concerti in piazza, in teatro, a seconda dei bisogni. Le bande civili sono circa 4.000 in Italia, il loro livello è molto variabile, ci sono delle bande migliori e delle bande peggiori, però in questi ultimi 15 anni si sono sviluppate almeno una decina di complessi che prima ho citato, che hanno raggiunto degli ampi riconoscimenti a livello internazionale e che hanno contribuito un po' a risvegliare le bande militari dal sopore che le ha tenute un po' così in dormiveglia per una ventina d'anni, perché basta vedere i programmi fatti da alcuni di questi complessi, confrontarli con quelli fatti 20 anni fa e ci si accorge che non molto è cambiato, mentre in tutta Europa c'è stata un'evoluzione. Le bande civili si sono adeguate a questa rivoluzione, si può dire passi soprattutto attraverso un gradino fondamentale, quello di suonare musica scritta per banda. Senta maestro, tra le bande militari qual è quella di più antica tradizione in Italia? Se noi guardiamo all'atto costitutivo di ogni singola banda, allora la banda dell'esercito, per esempio, è la più giovane perché è stata formata nel 1964. Le altre bande risalgono intorno al 1925, intorno a questa data. Però se noi guardiamo alla reale presenza della musica militare in seno alle organizzazioni militari, non c'è dubbio che l'esercito, essendo la forza armata più antica, perché non penso che 200 anni fa potesse esistere l'aeronautica, ecco, allora le bande dell'esercito sono sicuramente le più antiche. Anche la stessa banda dell'esercito è nata dall'unione delle bande presidiarie. C'è poi da dire questo, che queste bande, soprattutto quelle dell'esercito, raccoglievano i musicisti che andavano a fare i militari, e fra questi ci sono stati tutti i più grossi nomi dei fiati delle orchestre italiane, hanno fatto sicuramente parte o della attuale banda dell'esercito o delle bande precedenti. Passiamo all'ascolto di un altro brano, si tratta di Xenia Sarda di Martensen, ascolteremo l'ultima parte. Ci può dire qualcosa sull'autore, sul brano? Questo autore è più che un autore, è una sorta di fonte meravigliosa, perché qualsiasi cosa guarda, qualsiasi cosa pensa, ne fa sgorgare un pezzo di musica senza porsi il problema del linguaggio. Lui può scrivere musica dal carattere contemporaneo, diciamo, come si è intesa musica contemporanea nel Novecento. È autore contemporaneo? Sì, avrà sui 45 anni attualmente, e può scrivere, diciamo, musica dal carattere contemporaneo, come si intendeva la musica contemporanea, o anche musica dal carattere più piacevole, fino a giungere alla musica leggera. Tante volte fonde questi aspetti nelle sue composizioni. È molto eseguito in tutto il mondo e, per essere precisi, è un compositore olandese. Nel brano che ascolteremo fra poco, che è la parte finale di Xenia Sarda, che vuol dire ospitalità sarda, l'autore, che è stato in Sardegna a fare dei corsi, ha descritto un po' il carattere di questa gente così ospitale, e in questa parte finale del brano vuole descrivere l'ambiente selvaggio antico dei nuraghi, nei quali i cavalli correvano da soli in mezzo alla natura, e poi si vedeva in lontananza la dolcezza del mare e dei suoi tramonti.
Abbiamo ascoltato la banda dell'esercito italiano diretta dal maestro Fulvio Cre, che abbiamo qui ospite in studio, eseguire la parte finale di Xenia Sarda di Martensen. Senta maestro, un'ultima domanda prima di chiudere questa prima parte dedicata a lei, alla musica per banda, alla banda dell'esercito. Avvisiamo gli ascoltatori che avremo un'altra opportunità la prossima settimana di stare insieme ancora. Un'ultima domanda, dicevo, qual è la differenza timbrica tra le bande di tradizione, diciamo, italiano-europea e quelle americane? La banda di tradizione europea, o meglio italiana, ha una più ampia presenza di flicorni, che sono degli strumenti in ottone dal colore un po' più scuro rispetto alle trombe. Le bande americane hanno poi anche un più ampio risalto dato agli strumenti a percussioni. C'è però da dire una cosa, che la tradizione europea è molto simile alla tradizione americana, mentre la tradizione italiana è stata purtroppo, devo ribadire, un qualche cosa che ha limitato la concezione della banda, che è sempre stata vista o come limitazione dell'orchestra o come un qualche cosa di folcloristico e non come un'entità musicale buona o cattiva, ma comunque degna di rispetto come le altre cose. In America poi la banda nasce
collegata con la scuola. Già dalle scuole elementari le bande si formano e proseguono fino all'università, ai vari livelli scolastici. Nell'università ci sono poi dei complessi che sono di elevatissimo livello professionale, come la banda dell'Università del Mississippi, che ho avuto il piacere di dirigere per ben due volte, oppure la banda dell'Illinois, dell'Università dell'Illinois, od ancora ci sono bande, queste sono bande formate da studenti di musica, che però ribadisco, il loro livello professionale è superiore a quello forse di professionisti europei, mentre ci sono poi anche bande tipo quella della Georgia Tech University di Atlanta, che sono formati da studenti di ingegneria come fosse il nostro Politecnico e che raggiungono anche un elevato livello, benché non simile a quello professionale. Ho visto che sul programma c'è un brano che forse possiamo dedicare all'America, alle bande americane, si intitola Rushmore, un prologo sinfonico di Reed. Ci vuol dire qualcosa sul brano? Reed è il più importante compositore forse vivente di musica per banda, è nato nel 1921 fra gli americani, è tra l'altro ospite in Giappone, perché anche il Giappone è una nazione che è avanzatissima per quanto riguarda le bande. Questo brano è stato composto per un incontro giovanile, di bande giovanili, nella località Rushmore, che è quella località nella quale sono scolpite le facce dei presidenti americani nel monte, appunto Rushmore. E proprio cerca di trasmettere la fierezza, la possenza di questa montagna. Lo fa sia utilizzando delle possibilità musicali, quindi il crescendo, un qualche cosa che inizia piano e che si fa sempre più grande, e anche utilizzando alcuni temi della tradizione americana, temi quali America the Beautiful. Maestro, la ringrazio di essere intervenuto. Come abbiamo detto, diamo appuntamento alla prossima settimana. Ascolteremo altri brani eseguiti dalla banda dell'esercito in questa occasione dell'Auditorium del Teatro Massimo all'Eur. La manifestazione è stata nel febbraio passato, vero maestro? Sì, il 24 febbraio. Benissimo, quindi passiamo all'ascolto di Rushmore dell'autore americano Reed e noi ci risentiremo la prossima settimana.